Ciao a tutti amici di Player Inside, ragazzi, ragazzi. Il nostro gioco, bellissimo, vi è piaciuto tantissimo, cioè, avete messo un sacco di like. Ne avevamo chiesti 5.000, ne sono arrivati 12.000, ma che quasi 11.000, non lo so, non mi ricordo neanche. Ragazzi, che bello, e siamo contenti anche per il nostro Fabio Guillaume Céline, che ci ha dedicato questo gioco creato dall'RPG Maker. Tra l'altro, per farlo più stronzo questo gioco, ha messo dei punti di salvataggio che sono questi diamanti qua. Predefiniti. Oh. Ok, questo... Ubriaco. Questo ci dice che ha bevuto troppo, non ce ne frega una mazza. Entriamo nel pub. Ah, c'è attenzione alle conigliette, le coniglionette. Questo sei tu, tra l'altro. La mia esperienza da videogiocatore mi suggerisce due cose. La prima è di andare a parlare col proprietario di questo posto. La seconda è Minne, il tizio più losco di tutti, ma di solito è sempre quello che ha le informazioni necessarie al procedimento del gioco. Esatto, esatto. Questa è l'esperienza videogiocatore un po' di tutti, effettivamente. Benvenuto, esci le Minne, diglielo, no? Salve, sono il proprietario, come posso esserle utile? Quando mai c'è il proprietario però al bancone? Attenzione! Perché il calendario è sempre triste? Perché già erano i contatti. Bene, le dice niente il nome Player Inside 2? No, non mi dice niente, è un nuovo tipo di vino? Sì, faremo il vino Player Inside 2. Ecco. Ok, non sa niente, questo non sa nulla di niente, direi che non abbiamo niente da chiedere. Facciamo che... Conversazione è di poco inutile, direi. Questo mi sembra abbastanza sospetto. Scusi? Cosa c'è? Sono intento a fare cose sospette. Ecco, parlando di cose sospette, ha per caso mai visto dei portali spazio-temporali o qualcosa che possa vagamente assomigliarci? Sì. Ma anche se fosse, perché mai dovrei dirlo a te? Perché parla come il pubblico? No, parla come... non è vero. Perché ne ho dell'esistenza di questa stessa città e del mondo intero. Comunque sì, so benissimo di cosa stai parlando. Perfetto, cioè subito spiffero. Nella parte inferiore della città c'è una casa. Da quello che so, in quella casa, attivando un meccanismo segreto posto in una delle librerie, ti si aprirà l'accesso allo scantinato. Il portale che cerchi si trova proprio lì. Ma ti avverto, è solo una voce, non è detto che sia vero. Ci ha spifferato tutto. Potrebbe essere, vero. Secondo le informazioni, neanche chi vive in quella casa ha conoscenza dell'esistenza dello scantinato. Ha preso automaticamente la mia voce. Non so perché. Grazie per l'informazione, tizio sospetto. Molto bene, entriamo qui. Oh, sono dei negozi all'aperto, oppure annunci folli. Salve e benvenuti ad annunci folli. Annunci molli. Annunci polli. Annunci jolly. Annunci lolli. Oh, oggi ho degli articoli veramente interessanti. No, bellissimo! No, FIFA 12, FIFA! Infatti! Specchio mai usato, smartphone, PS On più PlayStation, Xbox, ragazzi, bellissimo! Cioè, questo conosce tutti, cioè il buon Fabio conosce tutto del nostro canale. Oui. Io direi di comprare spada per spostare PS3. Vero, vero, te lo ricordo! Bella console! Sega Master System 2 ci sta, PlayStation Wii completo funzionante. Io direi che qualcosa la dovremmo comprare, non so, una spada. Fottutissime news della settimana, eila! Questa è la rubrica dedicata alle fottutissime news della settimana. Purtroppo questa settimana non ci sono news importanti e quindi la puntata non va in onda. Ma se vuoi rimanere sempre aggiornato ti conviene andare sul canale YouTube Player. Yeah! Ma bellissimo, bellissimo, cioè bellissimo, e presto. Cioè ragazzi, noi che siamo tanto, cioè veramente attenti. Uscite del mese! Oh, che è una delle tue rubriche preferite, vero, sì, cara Maid? Sì. Sei pronta a giocare un altro episodio di Hyper Dimension Neptunia? Questo mese comprare qualcosa oppure una bella minchiazza? Io direi che... No, vediamo, sono commosso per questo gioco, ragazzi. Cioè, veramente ha preso tutte le nostre rubriche. Gameplay. Questa è la sezione dedicata ai gameplay. Ok, quindi questa è più generica. Vediamo un po'. Abbiamo GTA 5 online. Sì. Call of Duty Ghost. L'abbiamo fatto una volta forse. Sia FIFA che PES. Va bene. Che non si venga a dire che preferiamo uno rispetto all'altro. No, veramente io preferisco FIFA, ma va bene. Per altri gameplay vai a guardare sul secondo canale Player Inside 2. Esatto, esatto. Benvenuto nella sezione Benvenuto nella sezione delle recensioni opinioni. Recensioni opinioni. Qui potrai leggere alcune delle recensioni opinioni fatte da Ryan e Midna. Attenzione. The Witcher, come la scrivi? Vediamo. No, Dragon Age Inquisition. Il voto finale di questo gioco è stato di 9. Trama eccezionale, personaggi memorabili, ma aspetto tecnico non adeguato all'epicità del gioco. Ti rendi conto che sei andato a vedere le nostre recensioni opinioni uno per uno? Cioè, ma noi abbiamo veramente questi utenti? No, ragazzi, allora, tu creatore di questo gioco, fatti avanti, ti vogliamo conoscere. No, noi ti vogliamo conoscerti di persona, perché sei il più bravo del mondo. Cioè, noi veramente sappiamo di avere un pubblico. Ora un attimo mi sto pure commuovendo, se devo essere onesto. Noi sappiamo di avere un pubblico bellissimo, eccezionale, però questa è una dimostrazione straordinaria, cioè è veramente eccezionale, perché praticamente sei andato a prendere tutte le nostre... Pazzesco, ragazzi. Ah, le cose vogliono dette, tra l'altro ritornerà come rubrica, ragazzi. Direi che potrei parlarti dell'eterna console war tra Xbox One e PS4, oppure qual è la mia opinione riguardo ai videogiochi digitali boxati, o di come sono rimasto male a causa di tutto il bug su Assassin's Creed. Cioè tutte le nostre puntate di come i
media continuano a vedere i videogiochi come una cosa cattiva. Esatto, potrei... Ma due giovani ragazzuoli l'hanno già fatto, è anche molto meglio rispetto a come lo farei io. Puoi trovare tutto sul suo canale di YouTube, Player Inside, faccio un salto con loro. Che carino, che carino, che carino! Ragazzi, fantastico. Poi c'è questa... Ah, attenzione, un altro scregno. 75 euro il nuovo scrigno, così ragazzi. Boom bitch. Proviamo a entrare nelle case. Attenzione, si entra nelle case, cazzo. Casa. Casa. Di qualcuno, col cesso in vista. C'è una bottiglia sul cesso, che vediamo. Ho una fame da lupi. E non mi pongo domande perché tu sei entrato in casa. Sì, no, all'americana, alla sitcom americana. Torta! Sì, torta dopo, però. Tra l'altro ricorda Pac-Man, quella pizza. Proviamo ad accendere il computer e vediamo a che punto sono le views dell'ultima puntata di... C'è qualcosa di sospetto qua, o no? No. Abbiamo preso un libro, vediamo. Si è azionato un meccanisco. Ecco, vedi, era strano. Ah, a te non la si fa, cioè, siamo dei veri videogiocatori. Non l'abbiamo giocato prima. No, assolutamente. C'è un dungeon, no, così. Attenzione, un dungeon, raga. Ma no, che forse abbiamo scoperto quello che dovevamo scoprire, cioè il portale della Madonna. Direi che questo è proprio ciò che stavo cercando. Grande, grande Midna. Che cos'è? Aiuto! Portavoci varie. Le manda i suoi saluti. E ci teneva a ringraziarla per aver trovato il portale al posto nostro. Alcuni parlano così. E adesso le daremo una bella lezione. Perché? Non lo so, vero? Poi pure il tutorial. Madonna, attenzione, il primo combattimento di Raiden. Oddio, c'è l'Active Time Battle, no. Come Final Fantasy. Bellissimo. Attacca. 18 A. Gli abbiamo dato una bella accettata. Fatto, vediamo cos'è lo speciale. Attacco potente. Ruggito spaccata. Del... Che è quella che ha fatto la spaccata in diretta? Come si chiama? Oh, finalmente. Ne abbiamo fatto fuori uno, un picciotto. Adesso ci ritroveremo gli altri sotto casa, però attenzione. Colpo critico, morto, boom, bitch. Poi picciotto C, sembrava uno speciale, ma è semplicemente picciotto C. Sì. E abbiamo vinto, che combattimento incredibile. Raiden is victorious. Bellissimo, Raiden is victorious. Victorious boys, 600 euro. Ooh. Ma io ci vado veramente a combattere così per 600 euro ogni volta, scusami. Il boss non ci aveva detto che fossi così forte. Come abbiamo potuto perdere? Scompaiono. E quelli chi accidenti erano? Non si sa, ma li hai appena uccisi, caro Raiden. O perlomeno battuti. Raiden, mi senti? Sono davanti al portale, come faccio ad attivarlo? Sul portale c'è un simbolo luminoso. Prova a toccarlo e vediamo che succede. No, Raiden! Porco. Avrei detto questo. Regia. Non può sentirti. Toccando il portale sei entrato in un'altra dimensione. Da dove viene questa voce? Tra l'altro di merda. Chi sei? Un'altra dimensione? Cosa? What? Sono a casa nostra. Casa nostra? Wow! Questa è casa nostra. Sono tornato a casa. Midna! Saliamo subito sopra a vedere se c'è Midna. Può essere che è Player Inside 2 questo? Vero, questa è la dimensione. Ci sono Raiden e Midna di Player Inside 2! No! Almeno credo che siano loro. Ciao, alla prossima. Mi raccomando, le domande, c'è scritto Gianluca Verri, ma di entrambi. Cioè, Ascazzo, ragazzi, è un mito questo. Stiamo degenerando, ma anche desuocerando. Sì, questa sarà è una tua mia, però me l'hai rubata, va bene. Alla prossima. Alla prossima. Lo dici tu. Questa è bella, secondo me meritava. Poi, secondo te no, però, ognuno. Ciao. Proprio come faccio io. Sì, uguale. Cioè, come fa... Ma che carina che sono io. Oh! E tu chi cavolo saresti? Cioè, sei Raiden, ma un altro Raiden. Che sta succedendo? Però il Raiden di Player Inside 2 è più bello. So che sarà incredibile da credere, ma io sono il Raiden di Player Inside, il canale principale. No, esatto. Raiden spiega tutta la situazione. Attraversiamo il portale che sta da questa parte e torniamo in Player Inside. No, ma restate in Player Inside 2 perché Raiden sei un genio. Te lo sei detto da solo. Come faccio nella realtà? In realtà nella realtà me lo dicono. In realtà nella realtà. Però penso che mi spottano, sai? Nah, tu sei un genio. Tu lo sei, non fare il modesto. Facciamo che lo siamo entrambi allora così. Due cretini. Già. Forza, sbrighiamoci, l'altra Midna ci sta aspettando. Ecco, quello scantinato di cui prima. Guarda, siamo vestiti di nuovo. Ma che bello. Raiden, ci sei? Raiden, se mi senti rispondi, secondo me adesso rispondono entrambi. Regia, riesco di nuovo a sentirla. Guarda che belli i due Raiden e che bellissima Midna, attenzione. Ci sono con due Raiden, oh mio Dio. No, la cosa non mi piace. No. Non so come, ma Gior Giorgio è riuscito a infiltrarsi in questo mondo. E cerca qualche indizio su dove poter trovare Midna.
Ragazzi, che dirvi? Questo gioco è bellissimo, cioè ci sta appassionando tantissimo e spero che stia facendo altrettanto con voi. Lo metteremo disponibile nel download a un tot di like, perché vogliamo capire se anche questa seconda puntata, dopo la prima, sarà seguita tanto. Quindi 10.000 like per il download, ma comunque in generale per farci capire il vostro apprezzamento. Speriamo che, cioè, di farci una miniserie. Ciao! Alla prossima!